Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Clash Royale. Subito un bel pollicione in su, intanto sono nel reparto sbagliato, mazzo, sempre solito. Allora, sono appena tornato dalle vacanze, forse mi vedete un po' abbronzato, anche se la luce è estremamente bianca, quindi non ve ne accorgerete mai. Comunque, siamo tornati su Clash Royale oggi perché, come vedete non gioco da una settimana, non ho bauli, bla 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 bla, cose, ciao clan, grazie Vikings. Come sempre, fantastici, mi sto trovando veramente bene con loro, donano, sono attivi, sono un ottimo clan, se volete entrarci fate richiesta, anche se accettano ovviamente coppe un po' alte. Siamo qui oggi per andare alla Lega Maestro 1. Ho voluto aspettare per farla con voi, perché sono a... anzi, aspetta, l'hanno modificata? No, non l'hanno modificata. Sono a 4.997 trofei. E andiamo a giocare e vediamo se la domatrice arriva dopo una settimana che non gioco. Sono una merda. All'arena che ci serve. Comunque, battaglia, partiamo subito. Oh, volume, pelo più basso. La ringrazio. Allora, un bel po' che non gioco. Spero di ricordarmi come si fa. Lui è già incazzato duro. Ah, mi sono vinto queste emoticon qua. È bellissima. E lui piange. Bravo, bravo, piangi, piangi. Buon, partiamo. Non è tempo di attendere. Non mi ricordo come si gioca. Ok, va bene questo. Ah, e ho portato la domatrice al 12, non ve l'ho detto. La domatrice è al 12. Signori miei, che problemi hai? Fai silenzio, per favore, aspetti che le calo la voce. Allora, va bene, mi va molto bene. Potevo utilizzare una fulmine, ma non mi sembra il caso. Ho anche sprecato già troppo elisir in realtà, perché... Ok, me l'ha riportata in pari, mi va bene. Non so se attaccare, potrebbe darsi che è una buona idea, vediamo un po'. Ottimo che sono riuscito a sfruttare il ragazzo. Va bene, zappettina tattica, altri danni sulla torre. Questo ragazzo non è particolarmente bravo, oltre al fatto che non ho ancora capito il suo deck come è girato. Ha tantissime truppe volanti, forse mi potrei aspettare una mongolfiera o un mastino lavico. Io parto da dietro con lui. Bah, ci capisci niente. Esatto, ha un mastino, sto lavico. Quindi noi ci terremo il nostro bel... le nostre belle questioni per noi. Oh, loro mi stanno sul culo da morire. Però, dato che lui ha speso 5 di là, avrà sicuramente meno da difendere di qua. E quindi io parto alla carica. Spero che i barbari non mi facciano troppo male, nel caso mi sa che tirerò qualcosa. Il cacciatore è veramente tremendo. Il cacciatore fa troppo male. Ora ho il problema del drago e del mega sgherro, ma diciamo che sono problemi molto secondari. Mi sono difeso abbastanza bene, ho preso poco danno. La schicchera del mega sgherro sinceramente non me l'ha neanche tirata, quindi figurati. Si riparte. E il fatto che lui debba difendere un mini pack con i barbari è molto positivo. A parte gli scheletrini che me l'ero dimenticato. Vabbè, io una zappettina te la tiro perché lui una toccata te la dà alla torre, bastardo. Gli sgherri purtroppo per te non sono riusciti a passare in vantaggio, quindi io mi gioco i miei sgherri. Ah, bello, bello, questo effettivamente ha fatto bene, ma non fa in tempo a... appunto. Cioè, duplicalo pure, non ti preoccupare. Vediamo come ti difendi. O metti i barbari oppure entro in torre e te la butto giù. Penso di avergliela buttata giù, ottimo. Sembra che la prima partita sia andata bene. Penso che forse il ragazzo smetta di giocare perché tanto per lui è inutile. Fulmine tattica, abbiamo finito. Bene, un trestellamento per cominciare e penso che possiamo prenderci insieme forse l'ultima ricompensa del Pass Royale di quest'anno. Sì, direi che è proprio il caso e finalmente ragazzi... Madonna, e siamo arrivati a Maestro 1. C'ero arrivato abbastanza bene anche nella scorsa season, anzi ero arrivato anche a Maestro 2 se non sbaglio. E insieme ci riscuotiamo il Brawlhaus leggendario con 7 scambi incredibili. Dammi la domatrice, non mi piace, no, mi fa cagare, cambia, questo cambia, dai, dammi qualcosa di bello, ho detto bello, tronco, chiudiamo la tronco che magari una domatrice per la tronco me la danno. Perché, come sapete adesso con le varie cose, missioni, seconda carta arciere magico incredibile. E cambio,
Domatrice, domatrice, basta, la voglio portare al 13. La domatrice è una carta che mi piace un sacco, e anche se non so usare i mazzi competitivi con la domatrice, a me piace giocare un po' come cacchio pare a me, e quindi e poi non ho soldi per riuscire a portare tutto al 13. Ma quindi, non me ne sono accorto, ho 3 carte di livello 4 carte di livello 12? No. 4 carte di livello 12. Cazzarola, sono fortissimo. Non lo sapevo di essere fortissimo. Seconda partita di oggi, vediamo se maestro 1 gestisco bene. Porca troia, livello 12, sto bastardo. Lei è un infame e lei se ha un mazzo con il domatore la odio in maniera brutale. Non ha un mazzo col domatore, ma un mazzo ugualmente fastidioso. Va bene? Zap tattica, io di danni gliene ho fatti, lui un po' meno. E sono molto contento, alle carte che non sono troppo alte. E la cosa mi fa molto molto piacere. Allora, ho due carte che mi possono permettere di evitare danni eccessivi dal gigante royale, ma bisogna vedere se sono in grado di gestirlo. E quella carta la odio, ma va bene, va bene. Allora, mi va bene un po' di danni, non è un problema. Più è da tirare giù quella carta del cappero. Penso che la domatrice vada a torre dal di qua. Va benissimo, va benissimo. Bravo, bravo. Lavora col pescatore di là, che io qua ti sparo dei danni incredibili. Mi sta benissimo. La torre è quasi venuta giù. Io sono già contento così. Vediamo se tira qualcosa, tipo un gigante. No, non mi pare. Quindi un po' di sgherri, giusto per fargli due danni, che non mi faccia troppo male. Allora, la fornace non mi dà fastidio. Sono a livello 11, ergo i piccignaccoli non sono efficaci contro di me. Ora, se lui è un bastardo infame, si merita le lame e una zap, perché si sa mai, la zap è ottima. Dai, so che vuoi tirare il gigante royale, tiralo, tira qualcosa su cui posso fulminarti, su cui poter giocare una carta. Vabbè, intanto gioco lui, so che prendo delle piste nei denti e poi dopo la fulmino e te la tiro qua. Porca troia se te la tiro. Mi levo dalle balle un bel po' di problemi. E lui ne mette giù altri, chiaramente, che non può farne a meno. So neanche se difendere. Vi dirò la verità, che non mi dà particolarmente fastidio. Mi elimina un sgherro. Cosa stai facendo? Stai temporeggiando? Sto capendo che stai temporeggiando, ma perché cacchio temporeggi? Guarda, faccio così, così. Adesso te l'ho zappato. Non mi va. Che rompi solo le balle. Hai una torre che è venuta giù. Non rompere le balle. Va bene. Adesso ti tiro una fulmine. Buona. Non mi rompere il coglione. Adesso non ce l'hai la fornace. E per rimetterla giù fai fatica. Ma questo qua non è un altro. Qual è il problema? Poi ti contrattacco. Dai, per piacere. Non mi far perdere tempo. Va bene. Io vado di qua. Tanto c'è il bastardo che me lo tira in mezzo. Sai che me frega. Va bene, l'hai sprecata però. Fatto. Cosa hai risolto? Che avevo da difendermi. Signor, non so che se sei coreano, cinese, giapponese. A coda. Che bordello. Perché fanno tutte queste animazioncine? Mi piaceva prima, che non esagerava. Vabbè, giochiamola. Giochiamo, ragazzi, giochiamo. Vediamo. Vediamo un po' cosa ci propina la situazione oggi. A parte una mano veramente di merda, non mi rompere le palle. Che poi si vedono in video e mi dicono, ma ci sono i numeri in video. Che cazzo ci posso fare? Non scrivetemi. Oh, sento i dolori. Livello 13. Vabbè, tanto non mi interessa se quelli te li difendo lo stesso. Non è che mi diano fastidio un po' di scheletrini. Adesso ti contrattacco, voglio vedere cosa succede. Sta a vedere che ha qualche altra orda. No, c'ha quella. Non mi dà fastidio. Non è un problema, non ci arriva a torre. Boh, non ho capito. Vabbè, a parte quei cosi lì che mi danno fastidio, però non c'è niente. Quindi, boh. Salve. Che mazzo ha lei? Facci vedere, per favore. Vabbè, hai gli scheletrini che sprechi buttandoli su un mio attacco completamente inutile. Io contrattacco. E vediamo che cacchio succede. Qui, sgherri, non ho paura.
Ma se mi prendo una botta del bombarolo, sai che me frega. Di là sto facendo dei danni a... Ah, ho sbagliato la palla di fuoco. Tre partite che mi stavano andando da Dio. Benissimo, benissimo. Sono con Dendolo, sono con Dendolo. Vabbè, uno schiccherotto me lo prendo, guarda, giusto per dargli una mano. Adesso sto facendo il patacca, però in realtà la partita è ancora aperta. Però se lagga, aiuto. Pronto. Piano lei. Cavaliere. Ha smesso di giocare? No, però ha sbagliato lei. Perfetto. Certo, lei non si preoccupi, che tanto io le carte per difendermi le ho. Domatrice, se voglio metto questo qua, così non sgama proprio tutti i danni. Va bene, ha dato la sua botta alla torre. Io sto condendo così. Posto, non sono passati neanche quei cosi. Qua vuoi vedere come te la risolvo la situazione? Se lei tira qualcos'altro, non me lo tira. Oh, peccato, guardi. Gliela fermo lo stesso. Dov'è? 4 di Elisir è morta. Benissimo. E allora come cazzo le ferma lei? E ora lei come può fermare mia domatrice? Qua la palla di fuoco, giustamente. Ha una sua qual logica, io riparto da dietro, sono tranquillo, sono in vantaggio di un attore, sai che cacchio me ne frega. Chi se ne fotte? Zappettina, tra l'altro ho anche sbagliato la zappa, ma dai, ok. Bravo, bravo, con le carte di livello superiore ha perso. Bravo, un plauso. Non si sente perché non serve sentire. Oh! Questo è un baule veramente grosso. Ho preso anche i soldi! Che bravo che sono. 50 carte fototessere incredibili. Quanto manca la... Ah, sì, sono arrivato a 5.370... Quasi 70 trofei più o meno la scorsa. Me la fa vedere, vedi? Va bene, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci rivediamo se riesco ad arrivare a Maestro 2 o se ci sono delle sfide interessanti. Tra l'altro la modalità party nuova sembra abbastanza simpatica, la battaglia strategica, metteranno botte negli isolotti, non è male. Abbiamo finito anche insieme il Pass Royale, avete visto cosa ho tirato fuori. Detto questo, spero che l'episodio vi sia piaciuto, lasciate un like. Lasciate quello che volete, in realtà fate come vi pare, lasciate like e condividete con i vostri amici che gli piace di giocare a Clash Royale con me e dite a Grax di fare collaborazione con me e ciao a tutti.